Siamo pronti, mio re. Dimmi, Dienice, sei mai andato a pescare con tuo figlio? No, mai. Ho solo condotto con onore una vita da soldato. Sarei voluto andare a pescare con mio figlio. Ma ora... andiamo a incontrare il destino. Spartani! Ogni respiro che avete fatto vi ha condotti dove siete ora. Ogni goccia di sangue, di sudore, ogni lacrima, tutto questo vi ha portati proprio qui, a questo momento! I persiani sono qui per renderci tutti schiavi. Io ho un'idea migliore. Io dico di dissetare gli dèi con il loro sangue! Che cosa ne dite, spartani? Per i nostri figli! Per le nostre figlie! Per Sparta! Yeah!
Patetico spartano, porterò la tua testa a Cersei. Cersei manda il suo gregge al macello. Coraggio, Persiano! Porterò la tua testa a Cersei, spartano insolente! Vieni a prenderla! Mio figlio combatte molto meglio di te. Quando avrà finito con te, tutti i figli di Sparta saranno schiavi di Cersei. I figli di Sparta preferirebbero morire. Vedremo di accontentarli. Non sei così forte senza il tuo esercito a proteggerti. Allora perché sanguini così tanto? Uno scontro facile per uno spartano. Ci hanno traditi, mio re. Cersei conosce la via dietro la montagna. Arrivano. Entro l'alba sarete completamente circondati. Siamo spartani. Quando non lo siamo? Spartani? Una parola che perderà significato quando Cersei spazzerà via la vostra razza dalla... Questo è stato un giorno che i persiani non potranno scordare. Ma domani sarà un giorno che il mondo non potrà scordare! Eccola. Wow, incredibile, Leila. Credi che sia davvero la lancia? Sì, è lei. Il libro era messo praticamente sopra. Mai avuto un colpo di fortuna così. Ok, azioniamola. Sei sicura che possiamo fidarci? Cioè il libro potrebbe... Fa come ho detto. Sei tu il capo, capo. Me ne occupo io. Giusto perché tu lo sappia, ho fatto delle modifiche dall'ultima volta. È impossibile stare al passo con la tecnologia. Posso potenziare la simulazione fino alla sincronizzazione sensoriale massima, se vuoi. Facciamo un passo alla volta. D'accordo. Se vuoi qualcosa di più intenso, posso sempre regolare le impostazioni al momento. Questa parte è per sapere quante informazioni vengono mostrate mentre sei nell'Animus. Dammi tutte le informazioni che puoi. Non voglio trovarmi lì senza le indicazioni necessarie. Felice d'aiutare. Puoi sempre cambiare idea più tardi. Senti, Leila, prima che tu vada. Se il libro ha ragione, questa lancia, questa storia, cambieranno tutto. Riponi tanta fiducia in una fonte piuttosto inaffidabile.
Storico o no, quel tizio parlava di oggetti magici e volontà degli dei. Non è Omero. Erodoto è il primo storico di cui si abbia notizia. C'è più verità nei suoi testi di quanto pensi. Quale modo migliore di trovare manufatti Isu che fidarsi dell'uomo che sostiene di aver incontrato un membro della progenie? Lo so, ma fidati di me. Forse hai ragione. La lancia, il libro, non significano nulla. Ma qualcosa mi dice che non è così e di certo non lascerò che l'Abstergo lo scopra prima di noi. Ma hai ragione. Comunque non abbiamo molto da perdere. C'è solo un piccolo problema. E sarebbe? Il manoscritto è in cattive condizioni, per usare un eufemismo. Il DNA trovato sulla lancia corrisponde a due individui diversi. Devi scegliere tra i due filamenti di DNA. La scelta è tua. Lui ci condurrà sulla strada giusta. D'accordo, capo. Siamo pronti a partire. 431 avanti Cristo, arriviamo. L'inizio della guerra del Peloponneso. Buona fortuna. Non voglio metterti sotto pressione, ma è tutto nelle tue mani. Stavolta l'Abstergo non vincerà. Se quello che dice il libro è vero e troviamo il manufatto, gli assassini avranno finalmente una possibilità di risorgere. Puoi farcela. Ah, Victoria, leggi il libro. Contiene i segreti che non potrò scoprire da sola quando sarò lì. Agli ordini, capo. Arestitoni toro, ideira rositus tolundas, efcardius proscopi, ton suon tortu. Pagalense, longitas pen fixilio, di merda! Vieni giù! Il ciclope ha un messaggio per te. Di al tuo capo che puoi infilarselo! Per la volta scorsa! Malaka! Il ciclope diceva che hai fegato! Facci vedere! Avvicinati qui e scoprilo. Dovresti saperlo ormai. Il ciclope risponde sempre ai suoi debiti. Devi imparare la lezione. Se il ciclope vuole darmi una lezione, ditegli di venire a darmela di persona. Non si scherza con il ciclope! La settimana scorsa. Questa merda succede ogni settimana. Non può continuare così. Ah, grazie dell'avvertimento. Che ti è successo? Niente, Febe. Ora è tutto a posto. Di nuovo il ciclope, eh? Non ha ancora imparato la lezione? A quanto pare no. Prego, accomodati pure. Hai fame anche tu, Icaro? Credi che Zeus mi donerà un'aquila come ha fatto con te, Alexios?
Forse potresti chiederglielo da parte mia. Proverò a mettere una buona parola per te. Finalmente. Allora, che ci fai qui? Ah, quasi dimenticavo. Marco ti sta cercando. Cosa vuole ora quell'idiota? Non lo so. Vuole che lo raggiungi alla sua nuova casa, nel vigneto. Che hai detto? Vigneto? Malaca! È sulla strada per Sami. Dice che il vino lo renderà ricco. Da quando possiede un vigneto? Da ieri, credo. Quindi, Marco, che mi deve dei soldi, ha comprato un vigneto. Come ha fatto? Non lo so. E dove si trova la nuova, meravigliosa tenuta di Marco? Sai la statua di Zeus sul monte Enos? Appena più a sud. Beh, suppongo che farò visita a Marco. Grazie, Febe. Avverto Marco del tuo arrivo. Cucù! Oh, la mia testa. Ora basta. Dite a quell'idiota di un orbo che se vi rivedo, gli cavo l'occhio buono e lo do in pasto alla mia aquila. Andrò da Marco appena sarò pronto. Indossiamola. E ringraziate così per avervi risparmiato. Ah, che mobile.
Questo deve essere il vigneto. Sempre dritto. Eccoti. Vediamo in che guaio ti sei cacciato stavolta, Marco. Capo, io te l'ho già detto. Non puoi fare così. Perché? È la mia tenuta, le pianto dove mi pare. Le viti moriranno qui, tutte quante. Dimentica quello che hai sempre saputo, amico mio. Insieme rivoluzioneremo la viticoltura. Fidati, ripenserai a questo giorno come a quello in cui... Alexios, sia lode agli dèi. Febe ti ha trovato in tempo. Ehi, ti ho sentito. Ero preoccupato. Il ciclope ha mandato la sua feccia a cercarti. Credo volessero farti del male. Potevi dirmelo prima che mi attaccassero. Ma ora il punto è un altro. Hai comprato un vigneto, Marco. Un vigneto! Perché no? Il vino piace a me, piace a te, piace a tutti. E tutti lo comprano. Perché non da me? Perché non sai nulla sulle viti o su come si faccia il vino. Io imparo in fretta. Cogli l'uva dalle viti e poi ci fai il vino. Ah, tutto qui, sicuro? Mi conosci, sai che ho pensato a tutto. Marco ha sempre un piano. Allora, immagino tu abbia i soldi che mi devi. Se ho i soldi che ti devo, certo, certo. Beh, no, al momento no. Allora, vedi di trovarli. Certo, amico mio, subito. Ma forse potresti farlo tu. C'è un mercante a Sami. Lo sai che non sono molto bravo con queste cose. Vuoi che riscuota i soldi che tu mi devi? Sì, sono lì che ti aspettano, a Sami. Chi è il mercante? Duride. Lo conosce, un bravo uomo. Duride, perché sei così idiota? Smettila di dargli denaro. Mi ripaga sempre. Dopo che io lo minaccio. Esatto, e tutti ci guadagnano. Duride ha i suoi soldi, io guadagno sugli interessi e tu hai un lavoro. Cefalonia è meravigliosa, vero? E come vuoi che mi comporti? Non come con la storia dell'olio. Lì hai esagerato. Beh, ho recuperato i soldi. Già, e ora non lo rivedremo mai più. Non ricaverai nulla uccidendo tutti. Puoi minacciarli, intimidirli, spaccare qualcosa qua e là, sì. Ruba il denaro se devi, ma non farmi perdere altri clienti. A meno che tu non abbia alternative, gli imprevisti capitano sempre. Dove posso trovare Duride? In una bottega di Sami vicino ai moli. Lo sai, Alexios. E sarà lì? Ti sembro forse la pizia? Non posso saperlo. Sarà meglio che abbia i miei soldi. Mi spiacerebbe vendere il nostro vigneto. Certo che li ha. Ah, e quando avrai finito c'è un'altra questione di cui voglio parlarti. Va bene, ma prendo un cavallo. Fa caldo. Ed è troppo lontano per andare a piedi.
Ma... Consideralo come gli interessi, Marco. Tutti ci guadagnano. Certo, amico mio, certo. Scegli quello che preferisci. Ho fatto la mia scelta. Quale hai scelto? Quello a sinistra. Una buona scelta. Ma questa razza ha qualche bizzarria? Ecco, di cui potresti non essere al corrente. Non vorrei che deludesse le tue aspettative. È questo quello che voglio. Sei sicuro? Perché... Sono sicuro, Marco. Tutti ci guadagnano, specialmente tu. Hai scelto il grande Phobos. Non mi ha mai deluso. Phobos. Ricorda, raggiungimi al Tempio di Sami quando avrai recuperato il denaro da Duride. Ah, Euterpe! C'è ancora molto vino. Non ti preoccupare. Non ora, idiota. Febe è stata rapita. Da chi? Dagli uomini del Ciclope, ovvio. L'hanno presa sulla strada principale. Dimmi dove sono andati. Verso la spiaggia di Ctimene. La spiaggia? Febe sa nuotare? La vado a prendere. Sì, vai. Ma non dimenticarti del caro Duride, Alexios. Eccoli. I bastardi non mi sentiranno arrivare. Lasciami! Zitta! O stringo quei nodi! Frutterà un bel riscatto al Ciclope. Nessuno pagherà per me! Sono tutti poveri! Stai buona, Febe. Quest'erba alta mi aiuterà a nascondermi. Quegli altri bastardi non la passeranno liscia. Quel Marco sarà il prossimo. Di liberare Febe. Alexios, sono qui! Slegami! Stai bene? Non è stato così terribile. L'ultima volta mi avevano tappato la bocca perché non mordessi. Febe, fai attenzione. Sei sola ora che... Che i miei genitori sono morti? Sto bene.
Io ho te e tu hai me e Marco. Siamo la tua famiglia, non è vero? Dovrai essere più forte di così. Colpiscilo! In guardia! Ancora, tu. Sì, padre. Gli Spartani si rialzano non appena sono a terra. Prendi il bastone. Pianta bene i piedi. I soldati hanno una postura salda. Bene. Bene. Attacca! Adesso basta così, Nicolao. Il sole sta calando. Si è fatta ora di mangiare, non credi? Che cosa si mangia? Questa sera per cena mangeremo la piccola Cassandra. E sarà proprio un gran banchetto. No, non lei, prendi me, sono più buono. Sì, sì, siete entrambi dolci come il miele. Ora andiamo dentro o l'agnello si brucerà. Ecco, mettila a letto. Sì, padre. Alexios. Tu sei il mio più grande orgoglio. Ricordalo. Porterai questa famiglia alla gloria. Vai. Certo. Ti preoccupi troppo? Tu non ti preoccupi abbastanza. Staremo bene finché ci proteggeremo a vicenda. I criminali hanno detto che devi fare attenzione. Cosa hanno detto? Dicevano che il ciclope ha messo una taglia su di te. Talo Pugno di Ferro ti vuole morto. Talo, il mercenario. Oh, perché sono sempre nei guai? Meglio trovarlo prima che lui trovi te. Dicono che è molto cattivo. Torno in città da sola. Caire?